Buongiorno. Il verso 16 conclude questa sezione del Sermone sul Monte, con queste parole, e notiamole molto bene. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Quindi, lungi da nascondere la luce che abbiamo, questa luce deve risplendere davanti agli uomini. E come risplende la nostra luce davanti agli uomini? Fratelli e sorelle, non possiamo negare l'evidenza attraverso le vostre buone opere. Non attraverso le vostre buone parole, i bei sermoni, neanche i bei canti, attraverso le vostre buone opere. E credo che questo versetto da solo mette su di noi un peso, una sfida, una responsabilità, buone opere. Quali buone opere sto facendo? Quali buone opere stiamo facendo come Chiesa? Quali buone opere stiamo facendo come famiglia? Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere, vedano che dai da mangiare a chi ha fame, vedano che dai da bere a chi ha sete, vedano che vesti chi è nudo, vedano che vai a visitare chi è infermo, chi è in carcere, vedano che ti interessi della vedova e dell'orfano, vedano che la vostra chiesa è in prima linea. Il risultato, e questo ci stupisce, che gli uomini vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Cioè, non è che gli uomini sono indifferenti, forse alcuni lo sono, ma la maggior parte, vedendo le vostre buone opere, si chiederanno: ma chi glielo fa fare? Ma perché lo fanno? Perché si impegnano così tanto per aiutare il bisognoso, l'orfano, il vedovo, eccetera? Perché? E quando scoprono che lo facciamo perché così siamo spinti dallo Spirito Santo di Gesù, loro glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Ah sì, bravi, bello il vostro Dio, ci piace un Dio così, ci piace un Dio che ama il bisognoso, che è dalla parte del povero, che è dalla parte di chi non ha niente, ci piace questo Dio. Parlateci di questo Dio. Cosa ha fatto altro questo Dio? E così. È vero, si può parlare di Gesù, si può evangelizzare. Non facevano così. Viene l'Apostolo Paolo, in mente l'Apostolo Paolo a Malta, attraverso le buone opere, guariva i malati. Non aveva soldi, non aveva altro da fare, guariva i malati. Guariva il suocero del governante del posto. E loro dicevano: diteci chi è questa potenza, questo Dio che vi fa fare queste belle cose. E così, nella storia delle missioni, quante volte sono venuti
i nativi del luogo a dire: ma chi ve lo fa fare? Noi abbiamo un'esperienza in Etiopia che vengono da noi e ci dicono: ma chi ve lo fa fare a venire qui? Questo posto abbandonato da tutti, a portarci acqua, a portarci scuola, a portarci strada, a portarci ospedale. Chi ve lo fa fare? E apriamo le porte a dire: è il nostro Dio che ce lo fa fare, è il nostro Signore che ci invita, è il nostro Signore che ci spinge a questo, e loro, facci conoscere questo Signore. E non è un vanto, ma è vero che nella zona dove noi lavoriamo in Etiopia sono sorte cinque chiese dove non c'era neanche una, dove siamo in piena zona musulmana. Cinque chiese zeppe, 50, 60, 70 persone schiacciate in una stanza per cinque, perché hanno visto le nostre opere buone. Fratelli e sorelle, non disprezziamo le opere buone, facciamo in maniera che la gente li veda, risplenda la vostra luce davanti agli uomini e la gente ti ci dirà: ma chi è questo Dio meraviglioso che vi spinge a fare il bene. Dio ci benedica.